Questo comune al centro della Val Vibrata ha avuto in questi anni i danni più grossi dell'alluvione, addirittura 6 milioni di euro di danni a strutture pubbliche e 3 milioni e mezzo di danni a strutture private. Finalmente la Regione Abruzzo, grazie al Presidente Chiodi, ci ha messo a disposizione 20 milioni di euro che saranno disponibili, io spero, entro l'anno. Con questi fondi dovremmo andare per il prossimo anno, visto che il Governo nazionale di fatto ci ha commissariati. Ormai gli 8.000 comuni italiani sono commissariati dal governo Letta e precedentemente dal governo Monti, in quanto ci hanno bloccato tutte le spese, tutte le possibilità di contrarre mutui. In pratica io mi considero un sindaco delle autonomie locali, prigioniero del governo Monti e Letta. Però aspettiamo un po' che cosa vuole fare questo governo, se comincerà a prendere dei provvedimenti. Intanto a favore degli 8.000 comuni italiani che possono far ripartire l'economia, in quanto con il patto di stabilità noi teniamo bloccati artigiani, commercianti, abbiamo fondi in cassa e non possiamo pagare, è un assurdo. Quindi, come dicevo, per quanto riguarda i lavori che andremo a fare il prossimo anno, che oltretutto è l'anno, a metà anno si andrà a nuove votazioni. Il nostro piano triennale che andremo ad approvare fra qualche giorno sarà inteso principalmente verso la ricostruzione di quelle opere che sono state danneggiate 2 anni e mezzo fa. Sono opere pubbliche, sono ponti, sono strade franate, sono circonvallazioni chiuse, sono tratti di fiume che hanno invaso e si sono avvicinati pericolosamente alle case e quindi si tratta in pratica di cominciare a ricostruire, un po' come quando all'Aquila c'è stato il terremoto e poi purtroppo è passato un po' di tempo e si sta lentamente provvedendo a ricostruire. Noi siamo stati più fortunati perché non abbiamo avuto nessuna vittima, ma abbiamo avuto il paese distrutto. Questo chiaramente ha rallentato, la realizzazione di opere pubbliche, in quanto lo stesso governo ci ha bloccato per il patto di stabilità, ma, queste risorse non ci sono state date dopo il terremoto, dopo l'alluvione, ma ce la stanno dando dopo 2 anni e mezzo. Abbiamo cercato di tamponare qua e là le strade. Un discorso molto difficile abbiamo affrontato nelle strade. Noi abbiamo 200 chilometri di strade bianche e di terra. Si può dire che siamo più grossi della provincia, in quanto la provincia ha 47 comuni, ha 1.800 chilometri di strade. Noi ne abbiamo 200 solo noi. E poi queste strade di fatto sono delle semiprovinciali, in quanto avvicinano le strade provinciali, e collegano le strade provinciali. E quindi sono molto frequentate e quindi anche molto rovinate. Speriamo quest'anno di poter fare una bella opera di sistemazione per ridare dignità ai cittadini che ci abitano, ma anche a coloro che ci passano per andare in altri posti. Per quanto riguarda poi altri lavori, in verità noi abbiamo in qualche modo qualcosa lo abbiamo fatto con grande difficoltà. Già quest'anno siamo in appalto per quanto riguarda il tratto che da Garrufo va verso Teramo, dall'incrocio di Garrufo va verso Teramo, quella è una strada ad alto rischio, ci hanno scritto anche a livello di Ministero dei Trasporti, invitandoci a sistemare il marciapiedi, a sistemare quel tratto che è pericolosissimo ed è molto urbanizzato, ci sono diverse attività commerciali. E chiaramente il Ministero dei Trasporti ci ha scritto di fare i lavori, ma non ci ha detto che ci dava i fondi necessari e noi ci siamo dovuti cercare di recuperare qualche risorsa per riuscire a fare quel tratto. Stiamo realizzando a Santa Maria Vico il piazzale, perché la più antica chiesa d'Abruzzo,
abbiamo fatto più di una richiesta, ma di fondi non se ne vede neanche l'ombra, e quindi li stiamo sistemando con una piccola parte delle nostre risorse. Inoltre stiamo realizzando un altro lavoro che era altrettanto indispensabile. Per il resto non abbiamo più risorse, quindi tutto quello che nel programma si voleva fare in questi 5 anni, purtroppo una parte scivolerà verso la prossima legislatura. Stiamo recuperando qualche piccola risorsa per fare dei piccoli tratti di asfaltamento di strade molto rovinate, oppure di qualche pezzo di strada bianca che va sistemata in quanto ci sono numerose abitazioni, ma sono piccoli tratti per piccoli importi, purtroppo. Tutto in quanto Sant'Omero, tutto considerato, si sta caratterizzando verso un turismo sostenibile, e quindi cercheremo di far utilizzare le nostre campagne per un'agricoltura, per una bioagricoltura e per un turismo sostenibile, cioè verso le residenze alberghiere diffuse, recuperando le oltre 200 case coloniche abbandonate, che sono una grande risorsa se verranno riutilizzate. Inoltre abbiamo visto in qualche modo, in collaborazione con la ASL di Teramo, stiamo procedendo per realizzare un centro per l'autismo per 20 posti semiresidenziali per bambini autistici vicino all'ospedale, dove chiaramente poi la struttura verrà gestita insieme alla ASL. È una grande peculiarità per i ragazzi che i bambini autistici devono essere subito curati e tenuti sotto controllo per poter avere degli ottimi miglioramenti, e addirittura ci si pure guarisce se ben seguiti, quindi è un discorso importante e sociale di notevole importanza. A fianco a questa struttura dovrebbe sorgere un asilo nido che per 60 bambini che abbiamo avuto finanziato dalla Regione e che stiamo provvedendo ad appaltare. Stiamo provvedendo quindi a rifare il piano triennale, ma sarà un piano triennale che conterrà, si pensa, molte opere di ricostruzione se arriveranno i soldi dei danni dell'alluvione, e molto poche quelli invece che dovevano essere in base al programma, in quanto il governo ci ha tagliato 3 milioni di euro di fondi nostri e non ci permettono di spenderli.